Salve a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video e bentornati su Polvere Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove mi vedete diventare povero ogni settimana di più della prima. Come state? Come non state? Allora, sono passate quasi 3 settimane praticamente dal video scorso, dall'ultimo Polvere Fumetti, però appunto c'è stata la solita pausa estiva, le fumetterie hanno chiuso, i fornitori non spediscono un cazzo, io fortunatamente sono riuscito a prendermi anche una settimana di ferie per staccare un po' la spina da tutto questo trans, ma... siamo tornati qui con appunto Polvere Fumetti, con la vostra rubrica preferita, in cui vedete come mi sono svenato una volta tornato a casa dalle vacanze andando in fumetteria. Un massacro, veramente è stato un massacro, il mio portafoglio ha pianto tantissimo. Anche perché ci sono in attivo le promozioni Bao Publishing e BD Edizioni. Fatemi sapere se può interessarvi qualche consiglio appunto su cosa acquistare secondo me con appunto queste operazioni di sconto del ben 25% di sconto. E appunto ci sono tante altre cose, ci sono anche un bel po' di regali perché è stato anche il mio compleanno l'11 agosto e non mi pare di avervi mostrato nulla, però ho qualche regalino, qualche cosa, qualche pensiero che mi ha regalato chi mi vuole bene. E quindi sono abbastanza ansioso di farvi vedere appunto come è andata questa settimana. Prima di cominciare, oltre a ricordarvi le cose, fatemi sapere se la qualità audio è migliorata, perché sto facendo questo tentativo, sto provando a registrare col cellulare l'audio che poi caricherò sotto il video, in sottimpressione. Quindi fatemi sapere se migliora di un minimo, se è un tanto, se è più decente del solito. Se non dovesse così essere, mi adopererò in un'altra maniera, oppure fotte sega, lascio il solito audio. Adesso vi ricordo che come sempre potete trovare il link per questi e altri fumetti per acquistare ad un prezzo scontato su Amazon, dando un contributo anche al sottoscritto. Cominciamo con l'edicola, e anche il mio edicolante mi aspettava di ritorno dalle vacanze, perché c'erano in arretrato ben 4 numeri di Supereroi Classic, nello specifico numeri su Thor, sugli Avengers, su Spider-Man e sui Fantastici 4. Quindi bella collezione, come al solito, che vi consiglio di recuperare, vi consiglio di portare avanti se siete indecisi. Se vi interessa magari la Marvel più vecchia, la Marvel più classica, la Marvel degli albori, appunto, con questa bella collezione vi portate a casa delle bellissime storie, perché mi stanno piacendo alcune veramente veramente molto, e soprattutto delle storie di autori mostruosi come per esempio Jack Kirby, di cui parleremo più tardi. Faccio giusto vedere una tavola fatta da Jack Kirby, perché giusto per ricordarvelo, è stato anche il suo anniversario, il suo 100° anniversario di compleanno, quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni, perché purtroppo ci ha lasciati diversi anni fa, 23 anni fa per la precisione. Appunto, però è un modo anche per scoprire, per riscoprire questi grandi autori del passato, appunto come Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko. Sono tutta un'altra serie di grandissimi autori che vi aspettano qua in queste pagine per poter essere scoperti, perché veramente ne vale la pena. Datemi retta, ne vale veramente veramente la pena. E poi sempre per quanto riguarda l'edicola, 2 uscite per la Bonelli, numero 51 di Dragonero, l'Inferno senza luce, e numero 372 di Dylan Dog, Il bianco e il nero, con una copertina fantastica di Gigi Cavenago. Spero che ve la vediate per bene, perché è veramente veramente fighissima, è inquietantissima e non vedo l'ora di scoprire cosa c'è, di cosa parlerà questo numero, che tra l'altro è scritto da Paola Barbato, disegnato da Corrado Roy, quindi non proprio due tizi a caso per quanto riguarda il mondo dell'indagatore dell'incubo. Dai, metti a fuoco, perfetto. E quindi belle storie anche per quanto la Bonelli, speriamo. Regali, allora, prima vi vediamo se riesco a farlo vedere qua. Probabilmente non vedrete uno di questi cofanetti qua, anzi tutti i 2 cofanetti di Spawn ormai sono pieni, perché i miei amici mi hanno regalato anche l'ultimo volumone di Spawn, quindi un bacione a tutti, grazie mille. E adesso non mi resta altro che cavare fuori del tempo per potermi leggere anche tutto Spawn, proprio un numero di fila all'altro, come un bel gruppo di palline cinesi. Termine di paragone che forse dovrei lasciar perdere. Due regali che sono stati 2 saggi. Il primo me l'ha regalato il mio vecchio, che è Con gli occhi a mandorla, che è uno sguardi sul Giappone dei cartoon e dei fumetti, di Roberta Ponticiello e Susanna Scrivo, della Tunue. Un bel saggio sul Giappone, visto attraverso gli occhi della cultura pop, dei manga, degli anime,
della musica, insomma, di tutto quello che è la cultura giovanile, tra virgolette, diciamo pure così, del Giappone. Anche questo spero di riuscire a leggerlo presto. Grazie, vecchio. E poi questo me l'ha regalato il mio amico e collega Simone. È un altro saggio, edito invece da K Edizioni, Eisner Miller, Conversazione sul fumetto, pubblicato appunto, ripeto, da K Edizioni, che è una raccolta, un vero e proprio dialogo tra questi due grandissimi autori. Cioè, è giusto, proprio impostato come se fosse uno scambio di battute, come se fosse un copione teatrale, alternato a pagine dei loro fumetti più iconici, appunto di questi grandissimi del fumetto americano. Will Eisner, di cui tra l'altro deve uscire proprio oggi, quindi è uscito ieri, per la Rizzoli Contratto con Dio, una ristampa di una storia che voglio recuperare, mentre Miller penso che non abbia bisogno di presentazioni, ospite a Lucca dell'anno scorso, autore di tantissime storie, non solo di fumetto supereroistico, ma anche per esempio di fumetti storici come 300, come Ronin, che è più un fumetto fantascientifico, però veramente sono stati due autori molto prolifici, spero si dica prolifici, e che appunto si incontrano in questo saggio, che qua ringrazio tantissimo Simone, perché non vedo l'ora di riuscire a leggermelo. Passando poi per quanto riguarda ai manga, abbiamo il numero 31 di Kingdom, di cui tra l'altro ho letto pochi giorni fa il numero precedente, quindi potrei anche, visto, sfruttare la memoria fresca e leggermi direttamente questo altro numero in accodata. Bella, bella, sono sempre storie molto molto belle. Purtroppo è un fumetto che non viene cagato da molti, ma si parla di storie, di battaglie, di guerre, battaglie campali, soprattutto nell'antica Cina, nella Cina di questa guerra di 500 anni. Appunto, con questi regni che si combattono, questi regni che si invadono l'un l'altro e che appunto cercano di sovrastarsi. Veramente bellissimo, continui colpi di scena, fiato sospeso. Bello, bello, bello. Peccato, ripeto, che non venga cagato praticamente da nessuno in Italia. Mi spiace veramente molto. Per quanto riguarda Star Comics, abbiamo il numero 11 di Ushio Tora della Perfect Edition. Solito prezzo di 8 euro. Prezzo che sta diventando forse un pochino troppo alto per le foliazioni di cui sono. Questi numeri, però come sempre uno degli shonen più belli che sto apprezzando in questo periodo, molto molto bello, molto molto anni 90, pieno di appunto diciamo trovate alla, appunto di anni, dall'anni 90, ambientato nel Giappone degli anni 90 e popolato da mostri, yokai, fazioni di esorcisti, di sacerdoti, di nuovi mostri, bellissimo, bellissimo. Se non l'avete mai letto, dateci un'occhiata, perché vale veramente la pena, come sempre, se siete amanti degli shonen e in particolare degli shonen appunto un po' anni 90, vecchio stile. E poi numero 21 per la ristampa di Gun, solito prezzo di 4,50 euro. Anche qua sempre molto curioso. Tutto sommato a me Gantz sta piacendo. Ripeto, in molti mi dissero che subiva un tracollo dopo un po', altri mi hanno detto che semplicemente cambia un po' registro. Però a me piace abbastanza, nel senso, ci sono questi tizi vestiti con delle tutone nere che devono ammazzare i mostri alieni in giro per la città. Cioè, mi sembra una storia molto banale da cui partire e molto molto divertente anche da fruire, diciamo. Ho parlato prima dei recuperi fatti per lo sconto, scusatemi, con edizioni BD, e visto che in fumetteria era presente questo volume, ho detto dai, visto che lo pago praticamente 5 euro in meno, ci do un'occhiata. Sto parlando del primo numero di Archie, questa serie pubblicata, ripeto, da edizioni BD, e invece in America pubblicata, mi pare, dalla Image, potrei sbagliarmi, però adesso vado a controllare. Mi pare proprio di sì, comunque, se... No, forse è proprio una casa editrice a sé stante, che è l'Archie Comics, ho detto un'altra stronzata, ma appunto scritta da Mark Waid, disegnata da Fiona Staples, che rispettivamente sono lo scrittore di una bellissima run di Daredevil, che stanno proprio ristampando, la Panini sta ristampando in questo periodo, quindi dateci assolutamente un'occhiata, e della bravissima disegnatrice di Saga, appunto la serie questa volta Image, scritta da Brian K. Vaughan. Allora, di Archie io ne ho sentito parlare molto bene dal mio caporedattore Marco, che penso sarà molto contento di vedermi fare questo recupero, ma che, per quanto ne so, per quanto mi sembra di aver capito sfogliando queste prime pagine, è una storia ambientata in questo liceo, in questa città che si chiama Riverdale, che tra l'altro dà anche il nome alla serie televisiva da cui è tratto questo fumetto.
appunto con avventure di questi ragazzi che vivono appunto in questa città, frequentando la loro scuola e appunto come si dice, intrecciando relazioni tra di loro. Quindi sono abbastanza curioso di vedere di cosa parla però più nello specifico questo Archie. Se l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate voi. E poi, continuando con la Lion, allora adesso comincerà una sfilza di spillati mostruoso veramente. Anzi, prima di iniziare con la Lion, piccolo intramezzo con Salda Press numero 44 di Invincible, solito prezzi di 3,90€, in cui tra l'altro in retro viene fatta la pubblicità di un gran bel fumetto, che è, penso, di quello che sembra essere un gran bel fumetto, perdonatemi, che è American Monster, scritto da Brian Azzarello, autore tra l'altro di cose di varie storie di Batman, di 100 Bullets, che appunto verrà pubblicata da Salda Press in pieno, praticamente in piena rilevazione, diciamo pure così, dei diritti di questa casa editrice che si chiama Aftershocks Comics, che appunto raccoglie, oltre a autori come Brian Azzarello, un nome a caso tipo quello di adesso mi viene in mente, Garth Ennis, appunto ci saranno tante belle storie che sono curioso di leggere, e sicuramente magari quando uscirà American Monster vorrei recuperarlo, perché sembra una storia molto molto bella, molto molto interessante. E ci sono anche un altro paio di storie sempre di questa Aftershocks Comics che mi piacerebbe leggere una volta pubblicate in Italia, sempre dai nostri grandissimi di Salda Press. Adesso partiamo con tutti gli spillati. Allora faccio vedere subito questo, che è il penultimo numero di Batman Cavaliere Oscuro numero 3, Razza Suprema numero 8, appunto il penultimo numero di questa saga, al prezzo di 3,95€, ma ho acquistato anche la Variant Edition, questa di Bill Sienkiewicz, perché era bellissima, veramente mi è piaciuto un sacco, appena l'ho vista mi ci sono fiondato, perché mi piace veramente un sacco con questo Batman su questo cavallo, entrambi molto molto derelitti, molto molto stanchi, fiaccati da sicuramente qualche battaglia che hanno appena finito di combattere. Bello bello bello. Tutto sommato anche questa serie è niente di che, fondamentalmente ci sono delle relazioni inedite appunto che avevamo lasciato nella saga precedente, ovvero cosa è successo al cavaliere, no scusatemi, il cavaliere oscuro non colpisce ancora, ma forse è il ritorno del cavaliere oscuro, non mi ricordo più qual è il terzo capitolo, forse il cavaliere oscuro colpisce ancora, penso, non mi cazziate, mi è venuto questo flash momentaneamente, appunto che si interlaccia a finire di quella storia con una nuova variabile che entra in gioco, ovvero dei kryptoniani, un vero e proprio esercito di kryptoniani che mette a ferro e fuoco il mondo intero. I nostri eroi, la Justice League, ma non solo, deve proprio frapporsi contro questi nemici, contro questa pericolosissima minaccia, appunto per proteggere la Terra. Ed è una serie piena di non cazzate, però ci sono varie cose, adesso cerco, non vorrei spoilerare, però le cose che vedresti bene in un B-movie, tra virgolette, senza offendere nessuno, senza voler criticare troppo quest'opera, però ci sono appunto delle trovate, delle uscite, diciamo, proprio da questo genere di film, che mi fanno ridere, perché comunque è una storia divertente che fa passare anche un po' il tempo, fondamentalmente, però si respira anche tanto tanto l'atmosfere tragiche, le atmosfere negativiste, diciamo pure così, che solo Miller sa trasportare sulle proprie pagine in una maniera veramente fantastica. Adesso abbiamo la carrellata, la sfilza di spillati per quanto riguarda Rebirth. Penso che questo debba essere l'ultimo mese in cui ho fissato tutti gli abbonamenti. Dal mese prossimo in poi ci saranno un bel po' di tagli, spero di ricordarmi che sia proprio il mese successivo. Soli due serie mensili sono Batman il Cavaliere Oscuro e Justice League America, appunto numero 6 per Batman e 4 Justice League America. Tutto sommato Batman ve ne avevo parlato quando feci la disanima delle varie serie della DC Co, del Rebirth, mi è piaciuto molto, mi piacque molto, quindi non vedo l'ora anche qua di potermelo leggere. Mentre Justice League America, insomma, neanche tanto, devo essere sincero. Scarrellata anche per quanto riguarda Batman e Superman, di cui in realtà abbiamo soltanto due numeri, il numero 16 e il numero 16 di entrambe le testate. E poi adesso c'è la vera e propria scarrellata con due numeri per testata, numero 15 e numero 16 per Wonder Woman al prezzo di 2,95€, numero 11 e numero 12 di Justice League al prezzo di 3,95€, questa proprio non mi sta piacendo per niente.
numero 16 solamente per Flash, anche questo è il prezzo di 3,95. Numeri 14 e 15, scusatemi, di Lanterna Verde, anche questo 2,95. E 3,95 anche per Suicide Squad, numero 11 e 12, anche questo proprio ultimamente non mi sta piacendo. Devo dire, dopo un picco iniziale mi stanno un po' annoiando quasi un po' tutte le testate della DC. Vi avevo già detto che farò diversi tagli. Quando appunto vi mostrerò i fumetti che ho comprato, saprete quali serie ho tagliato, quali serie non ho voluto proseguire. Prima di passare alla Marvel, altro regalo che mi hanno fatto i miei amici, in particolare ringrazio Simone e Ivana per questo, che è una storia di Sandman, quindi scritta da Neil Gaiman ma disegnata da un autore giapponese che è Yoshitaka Amano, che scrivono e disegnano insieme Sandman, mi pare Il Cacciatore di Sogni, esatto, che in realtà più che essere una storia a fumetti è un romanzo appunto scritto da Neil Gaiman, a cui vengono alternate le splendide pagine disegnate da questo grandissimo autore giapponese Yoshitaka Amano, che mi piace molto, allo stesso tempo mi inquieta tantissimo, perché non so se riuscite a vedere la faccia di questa tipa, di questa donna, ma questi occhi così lunghi, questo sguardo così maligno quasi, mi inquietano molto. Devo dire che i personaggi disegnati da Yoshitaka Amano mi mettono sempre molta molta tensione e molta molta ansia. Anche qua, guardate che bellissima donna, ma da uno sguardo veramente inquietante. E anche questo non vedo l'ora di leggerlo, perché è sicuramente un approccio a Sandman inedito e molto molto interessante, visto da, appunto dagli occhi di un giapponese. Molto molto bello, non vedo anche qua l'ora di leggerlo. Grazie mille a chi me l'ha regalato. Passando poi alla Marvel, abbiamo un po' anche qua di spillati, non per niente in ordine, quindi ve li mostrerò proprio a cazzo di cane. Numero 2 di Inumani vs X-Men, che visti i miei lentissimi tempi di lettura farò prima a leggermi tutti insieme, tutti e tre i numeri insieme. Numero 16 per Gli Incredibili Inumani, numero 16 anche per Gli Straordinari X-Men, entrambe serie prossime al taglio, ad a mio gusto. Numero 16 per Daredevil, numero 21 per Doctor Strange, numero 6 anche degli Avengers, numero 17 per Capitan America, che mi pare da questo numero diventa quindicinale. Quindi ci saranno sulle sue pagine, penso sempre, la storia di Capitan America e quella di Capitan America Steve Rogers e Capitan America Sam Wilson. E questo viene fatto in procinto, comunque in prossimità dell'inizio di Secret Empire, serie che sappiamo ora iniziare ufficialmente in Italia a novembre, in occasione del Lucca Comics, con il primo numero appunto in anteprima, e che appunto saga che si è conclusa proprio 2 giorni fa in America, che appunto arriva in Italia alla sua conclusione in America, ripeto. Numero 16 anche per Wolverine, altra serie che devo vagliare un po', copertina bellissima che cita quella di Wolverine Arma X, ma che anche questa serie, boh, non lo so, devo valutare per bene. La saga di Old Man Logan mi piace tanto, quella di Wolverine sì, mi piace, ma meno, sicuramente molto molto meno. Devo decidere un po' cosa fare. Appunto, probabilmente quando si concluderà la run di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino chiuderò qui la saga di Wolverine, vedremo, perché c'è anche l'Arma X che uscirà in occasione del X-Men Blue e X-Men Gold, che in qua sono indeciso, vorrei sapere un po' com'è. E poi abbiamo il numero 32 di Spider-Man, che devo dire che gli ultimi numeri, quelli con il complotto del clone, mi stanno piacendo un pochino di più, però anche tutto il resto di testate, forse fatta eccezione solo per Spider-Man 2099, che un pochino mi piaciucchia. Silk, Spider-Woman, chi più ne ha più ne metta, proprio no. Altra serie che invece si è conclusa proprio adesso, proprio questa settimana, è la saga spin-off, la saga a sé stante di Vedova Nera. Questa era la serie brossurata, composta di 6 numeri, che invece mi è piaciuta veramente veramente molto, non a caso, perché scritta e disegnata dallo stesso team di autori del già citato Devil di cui parlavo prima, che è appunto il Devil di Mark Waid e Chris Samnee. Una storia bellissima che viaggia nel passato e nel presente di Natasha Romanoff, della nostra Vedova Nera, ma che al tempo stesso è anche una bellissima storia di spionaggio, una spy story. Non ci vedrei affatto male un film sulla Vedova Nera, proprio basato su questa storia, perché appunto
ripeto, si va a scavare anche nel passato di questo personaggio. E come vi dico sempre, mi è piaciuta molto di più rispetto a quella precedente di Nathan Edmondson e Phil Noto. Mi era piaciuta anche quella perché aveva un approccio molto diverso, ma questa mi è piaciuta ancora di più. Veramente mi sono intrippato. E concludiamo con quello che è un recupero, ma anche un regalo, questa volta da parte vostra, inconsapevolmente, perché è stato appunto il centenario di Kirby. Ho dovuto scrivere per Red Capes un piccolo omaggio personale a Jack Kirby. Se vi va di darci un'occhiata, ve lo lascerò in descrizione se me lo ricordo. E scrivendolo, andando un po' a leggere, ad informarmi, così è nato in me proprio questa voglia di leggere altre cose di Kirby, di scoprire altre opere di quest'autore. E visto che era da un bel po' di tempo che mi ronzava nell'orecchio praticamente un consiglio spassionato, inconsapevole tra l'altro, di Raffaele di Bad Comics, che lo cito un'altra volta, sul suo video sugli Eterni, appunto ho voluto lanciarmi, avendo un buono di Amazon sufficiente a coprire questa spesa, buono che ho raccimolato grazie a voi, quindi per questo dico che grazie a voi. Insomma, sto parlando proprio dell'Omnibus degli Eterni. Un bel volumone cartonato, il classico omnibus della Marvel, al prezzo di 39€, che tiene dentro tutta la saga in 20 numeri di appunto degli Eterni, scritta e disegnata interamente da Jack Kirby. Veramente solo a sfogliare queste pagine mi lacrimano gli occhi dalla bellezza, veramente. Jack Kirby, più come disegnatore, devo essere sincero, che come scrittore, lo sto apprezzando tantissimo. Mi piace un sacco come riempie queste pagine di dettagli, di colore, di disegni. Guardate qua, cioè è veramente mostruoso. Mi emoziona tantissimo vederlo. Mi piace questo tratto così grosso, così consistente, così proprio molto pop sotto certi punti di vista, ma appunto così pregno, veramente pieno di dettagli. Guardate qua, come una singola vignetta orizzontale, come è piena di facce, di visi, di personaggi, tutte queste macchiette. Anche un tratto stilistico di Jack Kirby è proprio questo riempire di macchiette, di appunto sprazzi neri le sue pagine. Veramente bellissimo, mi emoziona, ripeto, soltanto a sfogliare queste pagine. Guardate qua questi visioni dell'universo, mamma mia, veramente non vedo l'ora di leggerlo anche qua. Spero di farlo il prima possibile e ve ne farò, magari ve ne parlerò anche, perché se è una lettura che mi emozionerà veramente tanto, solo come si presenta per ora, ne avrò proprio il bisogno fisiologico di parlarvene. Fatemi sapere cosa avete letto e cosa avete comprato voi in queste settimane. Mi raccomando, a settembre, con magari la prima metà di settembre, e rientriamo a pieno regime a parlare proprio di bei fumetti, a parlare di cose interessanti. Magari nei prossimi giorni vi dirò la mia sul film tanto discusso di Death Note, e magari me lo registro proprio qua, finito questo video, il video appunto, e ve lo presenterò magari settimana prossima. Fatemi sapere se è una cosa che può interessarvi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo film. Mi raccomando, date un'occhiata come al solito in descrizione per trovare il link a questi ed altri fumetti acquistabili ad un prezzo scontato su Amazon, e come al solito dando un contributo al sottoscritto. Trovate sempre in descrizione anche tutti i link per arrivare ai miei contatti, come al solito così, e poi appariranno qua, se mi ricordo di metterli come sempre, i link ad altri video, alla mia pagina Facebook e al bottone per iscrivervi al canale se questi video vi piacciono. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao belli!